un super bonus rimodulato. Questa è la proposta di Ancia Abruzzo che tiene conto di tutte le fasce di reddito. Non si tratta di fissare la percentuale né al 110% né al 70% senza cessione del credito, ma di pensare a uno strumento studiato con percentuali a scaglioni. Il governo in un primo momento ci aveva detto a livello nazionale che si andava incontro a un 70% tout court, un riordino di tutti i super bonus, con nessuna cessione dei crediti. Questo a nostro avviso non andava bene. Siamo permessi di fare una proposta proprio dall'Abruzzo e abbiamo saputo proprio in giornate, in questi giorni, che la proposta è in osservazione e molto probabilmente potrebbe essere accettata. La proposta è molto semplice: se lo Stato vuole fare un 70%, noi diciamo che la media deve essere il 70%, quindi fare in tre scaglioni, quindi uno scaglione basso e uno scaglione medio per le famiglie medie, dove vanno a fare la cessione in proprio i proprietari degli appartamenti, ma ci deve essere sempre per le famiglie povere una cessione sempre dei crediti e un intervento molto importante, magari anche del 120%, perché le famiglie povere hanno bisogno, per far partire i lavori, che i lavori siano gratuiti. L'obiettivo è quello di dare l'opportunità a tutti di poter fruire dei benefici, soprattutto senza gravare troppo sulle casse dello Stato. Quindi fare una cosa così modulata porterebbe vantaggio prima di tutto al governo, che magari nella media viene anche meno del 70%, ma sicuramente sarà una cosa equa, perché andrà bene sia alle famiglie ricche sia alle famiglie medie, ma soprattutto alle famiglie povere. Anche in Abruzzo, come in altre regioni italiane, sono tantissimi i cantieri rallentati e altri sono ancora fermi, con un danno che non si fa fatica a immaginare se si tiene conto del fatto che il settore delle costruzioni rappresenta il traino dell'economia. Tra le misure urgenti richieste dall'ANCE anche lo sblocco dei crediti, 6 mesi di proroga a valere sulla scadenza del 31 dicembre prossimo e soprattutto un sistema che monitorizzi lo sblocco dei crediti. Sicuramente non tutti hanno i requisiti per acquistare i crediti, ma chi ce l'ha oggi li sta comprando con una scontistica impressionante. Qualcuno, e non esagero e posso portare le prove, sta guadagnando il 1800% sfruttando questo momento.